E ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro e oggi leggeremo una nuova audiofiaba, Reatu ed Excalibur. Ora prendiamo la sua figura con la corona ovviamente, la appoggiamo sul audio. Reatu ed Excalibur. C'era una volta, tanto tempo fa, in un'epoca di grandi meraviglie, esseri magici e luoghi incantati, un ragazzo orfano di nome Artù, cresciuto sotto la tutela del nobile Sir Hector. A quei tempi l'Inghilterra era nel caos. Dalla morte del grande re Uther Pendragon ci furono incessanti scontri tra i nobili di diverse terre. Un giorno, un misterioso mago di nome Merlino incontrò l'arcivescovo di Canterbury e disse: «Chiama tutte le dame e i cavalieri d'Inghilterra nella chiesa più grande di Londra. Lì scopriremo chi sarà il nostro nuovo re». Alla vigilia di Natale, nel cortile della chiesa, i nobili cavalieri trovarono una spada bloccata in un'incudine di acciaio su un enorme blocco di marmo. Era Excalibur, un'arma magica che rendeva invincibile il suo portatore. E aveva questa iscrizione: «Chiunque toglie questa spada dalla roccia e dall'incudine sarà il re d'Inghilterra». Tutti cercarono di estrarre la spada, ma nessuno ci riuscì. Il giorno di Capodanno si tenne un grande torneo in cui si sarebbe deciso quale fosse il migliore tra tutti i cavalieri. Due dei partecipanti erano Sir Hector e suo figlio maggiore, il giovane Sir Kay. Sir Kay si rese conto di aver dimenticato la spada a casa e chiese ad Artù di portargliela, ma il ragazzo non riuscì a trovarla. «Non voglio che proprio oggi mio fratello sia senza la sua spada», si disse. Andò in chiesa e decise di prendere la spada nella roccia. Senza indugio, afferrò l'elsa e tirò fuori tutta la lama senza alcun problema. Vedendo la spada, Sir Hector riconobbe immediatamente Excalibur. «Artù, devi essere il re di queste terre», disse. Quindi Sir Hector rivelò che i suoi veri genitori erano il re Uther Pendragon e l'e dei Grain di Cornovaglia. «Quando sei nato, Merlino ti ha dato a me per farti crescere come se fossi mio figlio», spiegò Sir Hector. L'arcivescovo nominò cavaliere Artù, e tutti i grandi signori si inginocchiarono davanti a lui, riconoscendolo come il loro nuovo re. «Regnerò con giustizia su tutti gli abitanti dell'Inghilterra, siano essi nobili o servitori», promise Artù durante l'incoronazione. Tuttavia, non tutti accettarono il regno di Artù. 11 re si allearono tra loro per attaccarlo. E ci fu una lunga e dolorosa guerra che non si fermò fino a quando Merlino disse ad Artù: «I tuoi nemici sono forti e coraggiosi quanto te. Ora non puoi sconfiggerli. Anche loro sono stanchi. Ritirati dal campo di battaglia e la pace tornerà in queste terre». Artù imparò così che anche una ritirata per tempo poteva essere una vittoria e i suoi nemici smisero di attaccarlo. Da allora il re ascoltò sempre i consigli di Merlino, che gli permise di regnare saggiamente in tutto il paese. Grazie a Excalibur, Re Artù riuscì a mantenere unito il suo regno, poiché tutti rispettavano il suo potere. Artù stabilì la sua corte a Camelot, dove sposò la principessa Ginevra. Come regalo di nozze, il padre di questa bella e saggia principessa donò una grande tavola rotonda appartenuta al re Uther. «Inviterò i migliori cavalieri d'Inghilterra a sedersi con me a questo tavolo e tutti saranno ascoltati allo stesso modo», decise Artù. I cavalieri della tavola rotonda erano guidati da un codice d'onore che ordinava loro di difendere i più deboli e andavano sempre in giro per tutta l'Inghilterra in cerca di gloria e avventure. E mentre la loro fama cresceva, aumentava anche quella del loro re. Alla sua morte, Artù fu portato nella magica isola di Avalon. I suoi cavalieri si divisero
e il caos tornò di nuovo in Inghilterra. Ma la leggenda di Camelot, di Excalibur e dei cavalieri della Tavola Rotonda è viva ancora oggi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un magico like e iscrivetevi al canale Giocattoli Ideale. Ciao, un bacione del Sandro Tals.